Feed Your Brain presenta 5 animali che non crederai esistano realmente. Saiga. La saiga è una stranissima specie di antilope diffusa in alcune aree di Russia, Kazakistan e Mongolia occidentale. Questo buffo animale presenta un naso grande e flessibile simile ad una piccola proboscide, la cui funzione è ancora sconosciuta, anche se, considerando le zone in cui vive, si pensa che serva a riscaldare l'aria fredda durante l'inverno e a filtrare la polvere durante l'estate. Purtroppo, proprio a causa di questa sua particolarità, la saiga è da anni vittima del bracconaggio, tanto che oggi è a rischio di estinzione. Maialino di mare. Il maialino di mare è una specie di invertebrato appartenente agli echinodermi e in particolare alla classe dei cetrioli di mare. Questo stranissimo animaletto vive nei fondali oceanici tra i 1000 e i 5000 metri di profondità, è lungo 15 cm e presenta delle appendici tubulari simili a gambe, che gli permettono di muoversi gonfiandosi e sgonfiandosi grazie all'acqua che entra ed esce da delle cavità poste sulla pelle. Il maialino di mare ha anche una funzione ecologica molto importante, infatti si nutre ripulendo i fondali dalle carcasse degli altri animali marini morti. Formica panda. La formica panda appartiene a una famiglia di menotteri vespoidei chiamati comunemente formiche di velluto, tutti caratterizzati da avere un corpo simile a quello delle formiche ma ricoperto da una folta peluria. In aggiunta a questo, la formica panda presenta sul corpo anche una serie di macchie bianche e nere che fanno ricordare la pelliccia di un vero e proprio panda. Ma questa colorazione non è fatta per far sembrare la formica più carina, infatti la sua funzione è quella di dare un avvertimento visivo contro i possibili predatori, dato che queste formiche possiedono un pungiglione velenoso che, se utilizzato, produce un dolore fortissimo. Talpa dal muso stellato. La talpa dal muso stellato è un piccolo talpide diffuso nel Nord America e nel Canada, che deve questo strano nome alla buffa forma del proprio naso, che presenta una serie di tentacoli disposti a stella su cui si trovano circa 100.000 recettori tattili, detti organi di Eimer. Grazie a questa particolare struttura del naso, che la rende unica al mondo, la talpa dal muso stellato è in grado di sentire gli odori persino sott'acqua. Dugongo. Il dugongo è un mammifero erbivoro acquatico dell'ordine Sirenia che può arrivare a 3 metri di lunghezza per quasi 500 kg di peso e a causa della sua mole è chiamato anche mucca di mare. La grande pinna caudale è simile a quella dei cetacei, a cui assomiglia anche per i piccoli occhi e orecchi, ma la sua caratteristica peculiare è la forma della testa, che presenta due grosse labbra con le quali si ciba strappando alghe e piante marine dal fondale. L'alimentazione è infatti l'attività a cui questi animali si dedicano maggiormente, arrivando a mangiare fino a 30 kg di piante in un giorno, mentre per il resto della giornata amano riposarsi galleggiando nell'acqua anche per diverse ore. Purtroppo, a causa della caccia di cui è da secoli preda e del suo carattere socievole giocherellone, il dugongo è un animale a rischio di estinzione.